Al CrossFit sono arrivato un po' per caso. Stavo ancora facendo l'atleta quando un paio di ragazzi che gestivano un box in Brianza si sono avvicinati alla mia palestra perché volevano un pochino capire cosa fosse la ginnastica. E allora sono venuti in palestra da me e mi hanno chiesto: abbiamo bisogno di un ginnasta, vogliamo imparare a camminare sulle mani, fare piegamenti in verticale, fare le trazioni alla sbarra, e ci serve un ginnasta. Tu saresti disponibile a darci una mano? Io ho iniziato così per scherzo per dargli una mano, ho iniziato a fargli delle lezioni private e poi ho voluto conoscere questo mondo un pochino più a fondo, fino a che con questi ragazzi ho deciso di aprire questo box. Arrivando dalla ginnastica, io ero abituato a un mondo un pochino più legato allo sport, a super rispetto, super serietà. Diciamo che insomma la ginnastica è uno sport di quelli che ti forma tanto il carattere e c'è tanta disciplina. Nel CrossFit sono trovato un po' spiazzato all'inizio, perché comunque è un mondo molto più giocoso, dove ci si fa un gran culo, perché comunque ci si allena di brutto e dal punto di vista tecnico si spazza dalla ginnastica al weightlifting, ai lavori monostrutturali di endurance, è comunque molto intenso. Io ero abituato a delle intensità un po' più basse, ma proprio anche l'impatto, hai a che fare comunque con gente che è lì fondamentalmente per divertirsi. Nella ginnastica lo facevo chiaramente perché mi divertivo, ma era la mia priorità, il mio lavoro. L'ambiente della ginnastica, come tutti gli sport forse di alto livello individuali, sono un po' più particolari, un po' più selettivi, c'è quella disciplina quasi da arte marziale. Nel CrossFit siamo un pochino più, diciamo, sul gioco, sul divertimento. Alla fine, cioè, siamo qua per far fitness, eh. Certo che l'approccio col bilanciere non è stato facile. Appena sono entrato in una palestra di CrossFit ho iniziato appunto a fare lezione solo di ginnastica e la mia classe era solo ginnastica. Poi ho iniziato a vedere sto strano attrezzo di ferro che non avevo mai usato, perché nella ginnastica lavoriamo prevalentemente a corpo libero e facciamo poca preparazione fisica generale, sbagliando, perché servirebbe anche un ginnasta. Allora mi sono detto: aspetta un attimo, devo capire come funziona sta roba. Mi sono avvicinato chiaramente a un pesista, poi mi sono avvicinato alla FIPE e ho fatto il primo e il secondo livello FIPE, perché volevo capire, e paradossalmente adesso mi piace più il bilanciere che la ginnastica. Faccio ancora schifo, però mi piace più il bilanciere che la ginnastica. Da coach le soddisfazioni più grosse sono quelli appunto legate ai ragazzi quando apprendono qualcosa. Sinceramente io seguo anche un gruppo di competitors che fanno gare, sono bravi, ma la soddisfazione maggiore ce l'ho sempre con i ragazzi delle classi. Più sono sfigati meglio è, perché arrivano al box, non sanno fare niente, gente che ha preso mano alla corda e non sapeva neanche saltare la corda, proprio non sapeva neanche cosa fosse una corda, e con meticolezza è stato lì, ha provato, ha fatto, adesso fa double unders senza nessun problema. Quindi sono quelle le soddisfazioni. Uno che si appende alla sbarra, manco si tira su con due elastici ai piedi, e adesso mi fa una serie di keeping pull up da paura. Mi danno più soddisfazione loro, e sono loro che mi, diciamo, mi portano a venire tutti i giorni al box, più che magari fare un grosso risultato in gara, perché alla fine a me piace lavorare con le classi. Con i competitors ho, diciamo, un rapporto di odio-amore, nel senso che mi piace l'ambiente gara, perché io arrivo dalla ginnastica, arrivo dalle gare. Per me lo sport è gareggiare, la gara è la vetrina di quello che tu hai fatto durante gli allenamenti, durante l'anno, quindi la gara è tutto. Il CrossFit, come dicevo prima, è fitness. E quindi non c'è solo l'ambiente gara, anzi l'ambiente gara dovrebbe essere uno spicchio elitario per solo qualcuno che è in grado di gareggiare. I miei ragazzi li divido, diciamo, un pochino in base alle capacità, poi diciamo che ci si viene incontro, vedo in loro la voglia, la volontà di fare quel qualcosa in più, quindi di poter gareggiare, ma la proposta arriva sempre da me, nel senso che magari spesso qualcuno arriva e dice: guarda, io vorrei fare... Calma, gli dico, calma, inizia a capire come ti chiami, che cosa vuoi fare, quanto tempo vuoi dedicare a questa cosa. Poi, se tutto va bene, se ci sei, sono io a proporti qualcosa in più. Diciamo che la cosa nasce sempre da me. Mi piace mettere i paletti, questo è la palestra in cui io lavoro e mi piace, insomma,
decidere io chi può o non può gareggiare, ma non perché voglio essere padrone di tutto, ma perché secondo me anche in questo modo si divertono più loro. Se non sei pronto a gareggiare rischi solo di farti male e quasi disinnamorarti di questa attività. Invece bisogna andare con calma, piedi per terra e si va. Chiaro che loro, i miei ragazzi, mi piace sempre farli fare le classi. Loro hanno un programma che seguono, che gli faccio io. Loro però fanno la classe, che è il workout principale del giorno, e in quello e a quello attaccano poi un sacco di lavori complementari, di ginnastica, di weightlifting, di forza, di aerobic capacity. Ma la base, la struttura del CrossFit è la classe. E io dico sempre a tutti quelli che se ne andano da soli, che snobbano le classi, che sbagliano. Voglio fare le gare, magari solo la classe non basta, perché insomma un workout da 8 minuti magari non è allenante, solo quello, quindi ci mettono tutto un contorno, ma quello è il nocciolo del CrossFit. Il CrossFit negli anni è cambiato molto. Noi siamo un box qui a CrossFit Erba ormai di vecchia data. Sono 6 anni quest'anno che siamo aperti, tra poco facciamo il compleanno. E all'inizio facevamo le classi con 5-6 persone. Erano pochi elitari che entravano da quella porta con un fare sospettoso, non sapevano neanche di cosa facessimo, cosa si trattasse. E alcuni di loro io ce li ho ancora e sono, diciamo, la mia vittoria più grande. Invece nell'arco degli anni la gente ha iniziato a conoscere. Se io prima dicevo anche ai miei amici: guarda, ho un box CrossFit, cosa? Qualcuno ti chiedeva: hai preso la moto? E dicevo: no, è un po' diverso. E adesso bene o male quasi tutti sanno che cos'è, oppure quasi tutti ne hanno sentito nominare. Poi sapere che cos'è è diverso, perché entrano qua e si scontrano con una realtà leggermente diversa, perché magari tanti si fanno una cultura su YouTube e quindi arrivano qua credendo di sapere già, oppure con una voglia incredibile di fare tutto. No, perché sai, ho visto quello che il CrossFit è, insomma, bisogna andare coi piedi di piombo e con la costanza giusta. Però rispetto a prima, che la gente forse, secondo me, che andava meno di moda, era un pochino più curiosa, un po' più attenta a tutto quello che dicevi, adesso diciamo che credono tutti già di sapere. Io lo preferivo quando era un pochino più di nicchia, è vero, facevamo più fatica, a fine mese era dura portare a casa uno stipendio, però lavoravi con un pochino più di qualità e consapevolezza. Adesso è un pochino più alla moda, come tutte le cose, bisogna saper lavorare però. Negli ultimi 2 anni io credo che in Italia ci sia stato veramente un aumento esponenziale di numero di box. Questo è un bene, perché comunque vuol dire che il movimento è in crescita, c'è più domanda e quindi comunque è giusto che venga data la risposta adeguata. Ma un numero così alto di box in Italia sinceramente un po' a me preoccupa, perché vuol dire che spesso nello stesso paese, che si parla di paesi di 10.000 abitanti, sono 2-3 box, quando comunque sono lì a contendersi il bacino di utenti. Spesso un box nasce da un box, nel senso che era uno che andava lì, ha fatto 2 anni CrossFit, gli piace, dice: wow, guarda che figata, si può fare, e magari apre un box perché spesso magari si è litigato, si hanno visioni diverse. Se nasce da quello, un box non ha, diciamo, secondo me, grande durata. Se invece nasce da una consapevolezza, una voglia di imparare, di stare, di confrontarsi, di crescere insieme anche ai propri vicini, diciamo che potrebbe essere una formula vincente. Io qui in zona ho un buon rapporto con tutti, anzi abbiamo un'idea con i box qua della zona, che stiamo cercando di crearci un campionato tra box, che fra poco partirà, quindi diciamo che io ho trovato, diciamo, questa cosa uno stimolo a far meglio, perché se comunque ci sono più box nella zona io devo lavorare bene e devo alzare la qualità. Se quello vuol dire crescere nella qualità, ok, ma se il numero di box vuol dire far diminuire la qualità e puntare solo sulla quantità, allora non è la strada che dobbiamo percorrere. Da ginnasta uno direbbe: qual è il tuo esercizio preferito? Uno magari pensa a fare un mascolo a paglianelle, una camminata in verticale. No, sinceramente ho quasi la nausea di quei movimenti, anche perché insomma sono, non dico semplici, però insomma sono sempre stato il mio pane quotidiano. Un movimento che mi dà grossa soddisfazione quando veramente lo sento giusto, quando è lo snatch.
chiaramente squat snatch, quindi uno snatch diciamo olimpico, chiamiamolo così, quindi quello proprio quando lo senti che il bilanciere sale verticale, riesce a scappargli sotto, trovi l'incastro corretto, va. Purtroppo ultimamente ci sto lavorando pochissimo, perché chi ha un box lo sa, vivi qui ma non t'alleni mai, non c'è tempo per far niente. Ogni volta che ti prepari il bilanciere per fare qualcosa, immancabilmente entra un cliente dalla porta o un possibile cliente che ti chiede info, e tu cosa fai? Lasci giù il bilanciere e gli vai a rispondere. E questo è il mio lavoro adesso. Io ho un rapporto, diciamo, molto particolare, per non dire di odio, con tutti i movimenti che hanno una front rack, perché ho un problema al gomito e quindi io non riesco a portarmi il bilanciere in front rack. Il mio gomito praticamente arriva qua e quindi non esiste per me un front rack. Quindi, ad esempio, un thruster io ce l'ho staccato dal petto e dalle spalle di 20 cm e lo tengo solo di forza. Quindi è chiaro che in quella roba lì io faccio una fatica mondiale e quindi faccio fatica. Però ci provo a farlo, però se in un workout non c'è il thruster, forse è meglio. Un consiglio per tutti quelli che, insomma, sono un po' incuriositi da questo mondo CrossFit e vogliono iniziare. Prima cosa, andate a cercare chiaramente un box affiliato vicino a voi. Andate, parlate, già la prima impressione è importante, se il coach comunque vi dà delle indicazioni, se fa delle classi adatte a voi e non vi infila dentro subito in una classe con diciamo avanzata in cui voi vi sentite a disagio, già quello è una buona partenza. E poi soprattutto non abbiate voglia di bruciare le tappe. La pazienza è la virtù dei forti, bisogna avere pazienza, costruire il movimento piano piano, non abbiate paura di scalare i movimenti. Quando il vostro coach vi dice scendi col peso, non fare una verticale che non sei in grado, inizia a crearti la forza sulle spalle per poi andare in verticale, fidatevi di lui, ha studiato per quello, è preparato per quello, è il suo lavoro, non andate sopra di lui. Abbiate pazienza che fate tutto. Chi vuole bruciare le tappe fa CrossFit 2 mesi e poi in palestra non lo vede più. Un saluto a tutti i miei ragazzi, tutta il box CrossFit Erba che insomma mi ha tirato in piedi questo spettacolo e mi ha coinvolto, e grazie a loro che sono in questo mondo. Quindi un saluto a tutti e a tutti i ragazzi che mi hanno conosciuto in questo mondo CrossFit con i seminari di ginnastica, sempre in gara, li rivedo super volentieri. Quindi un saluto a tutti gli amanti del CrossFit. Ciao ragazzi.